Il sindaco annuncia la nascita di una commissione che si occuperà dei nomi di piazze e vie di Bassano. Aperto il bando per la seconda parte dei lavori all'ex chiesetta dell'ospedale. Da tempo provocano i governi a un ripensamento, gli alpini chiedono il ripristino della leva obbligatoria all'ok di Salvini. Ennesimo assalto dei lupi a Sasso di Asiago, uccise delle pecore, il predatore è sempre più vicino alle case. A Pove del Grappa, presa d'assalto dai cicloamatori, la pista lungo il Brenta. Ennesimo caso di contagio da febbre dal Nilo, l'esperta, dovremo imparare a convivere con la malattia. Telegiornale di Bassano, buonasera e ben ritrovati. In apertura, come avete sentito dai titoli, torniamo a parlare di Piazzale Cadorna, perché c'è la proposta di cambiare il suo nome e abbiamo scoperto che a breve se ne occuperà proprio una nuova commissione storica bassanese e non solo di Piazzale Cadorna ma anche di altre piazze e vie della città. Per quel che riguarda la possibilità di cambiare nome Piazzale Cadorna, risponderei questo. Concludiamo il centenario. A valle del 4 novembre 2018 mettiamo a frutto questi 3 anni di profonda riflessione sul conflitto di 100 anni fa, 3 anni di celebrazione, di studi, di appuntamento anche di approfondimento scientifico e storico, e chiamiamo a raccolta i migliori storici della nostra città. Insomma, Poletto anticipa ai nostri microfoni la prossima istituzione di una commissione storica bassanese che potrà decidere sul futuro di Piazzale Cadorna, ma anche potrà valutare molti altri aspetti rigorosamente sotto il profilo storico legati alla città di Bassano. E alla luce della richiesta avanzata dall'ex assessore regionale Ettore Beggiato, si dimostra pronto a prendere in considerazione la modifica del nome del piazzale intitolato al generale Luigi Cadorna, a patto che si rispettino precisi parametri. Sono aperto, ma affrontiamolo senza pregiudizio di tipo politico o ideologico, affrontiamo dal punto di vista storico, sapendo che Cadorna senz'altro è stata figura molto controversa. Se sia il caso oggi di mantenerne il ricordo con un piazzale oppure no, credo che sia un tema da affrontare innanzitutto dal punto di vista storiografico. Beggiato aveva lanciato la proposta anche di intitolare l'oggi Piazzale Cadorna a Luca Russo, l'ingegnere bassanese ucciso un anno fa nell'attentato di Barcellona. A questo proposito il sindaco Poletto ricorda. Abbiamo fatto un'ampia discussione con i capigruppo consigliari, quindi con tutti i rappresentanti dei cittadini eletti in Consiglio Comunale, e la scelta è andata nei confronti di un'aula lettura, di un'aula studio della nostra biblioteca cittadina. Il prossimo 16 settembre, inoltre, al Giardino Parolini verrà piantato un albero in ricordo di Luca. L'eventuale cambio di intitolazione, insomma, del piazzale spetta ora agli esperti. Io credo che sia opportuno mettere attorno a un tavolo le persone che conoscono molto bene i fatti, che li sanno giudicare attentamente e che possono darci consigli migliori su come muoverci rispetto a una proposta di questo tipo. Rimaniamo in città perché l'amministrazione si prepara ai lavori della chiesetta all'ex ospedale. È stato pubblicato ufficialmente oggi il bando di progettazione per il secondo stralcio dei lavori della chiesa di San Bonaventura per i bassanesi, la chiesetta dell'ospedale. C'è tempo fino alle 12.15 del 13 settembre per partecipare alla gara, la cui base d'asta è stata fissata in complessivi 88.051 euro. L'ammontare dei lavori previsti invece supera i 220.000 euro. Una nuova progettazione dunque che rimette mano a quella già prevista dalla precedente amministrazione Cimatti. Abbiamo fatto dei lavori il secondo anno di mandato rispetto a un progetto che avevamo ereditato dall'amministrazione precedente, che però hanno avuto dei problemi relativi soprattutto al tetto, nel senso che siamo dovuti intervenire in maniera molto più importante rispetto alla previsione del progetto che avevamo ereditato, e abbiamo dovuto poi adeguare gli impianti, l'utilizzo della sala che sarà destinata a danza o attività ludico-ricreative come musica. Nello specifico, ecco cosa dovrà progettare il vincitore del bando. A parte il restauro degli esterni che ancora non sono stati terminati, di completare bagni e spogliatoi e di finire la parte impiantistica, quindi sarà individuato un progettista, nel giro di 3 mesi, dovrà consegnarci un progetto esecutivo per poter andare in gara entro fine anno. La speranza è di poter mettere a disposizione lo spazio già per la prossima estate. In linea teorica i tempi ci sono, dipenderà
da quanto veloce sarà il progettista che vincerà la gara e soprattutto quanto veloce e capace sarà la ditta che vincerà la gara dei lavori a fine anno. Nuovo assalto dei lupi, stavolta farne le spese alcune pecore e ancora una volta l'attacco vicino alle abitazioni. Lupi sull'altopiano, si moltiplicano gli avvistamenti nell'Asiaghese vicini a zone residenziali, stavolta l'assalto ad un gregge in quota, un bilancio pesante per molti allevatori costretti a fare i conti con la natura del predatore per eccellenza. L'ultimo attacco in ordine di tempo è in località Brusamolini a Sasso di Asiago, 8 gli esemplari di pecore morte sotto i morsi del branco, come testimoniano le foto che state vedendo, in una zona a poca distanza dalle abitazioni. La cronaca, paura in mattinata per un ciclista di 58 anni di Pove impegnato nella scalata del Monte Grappa. L'uomo, giunto all'altezza di un tornante, si è scontrato con un'auto che procedeva in senso opposto finendo a terra. Immediato l'intervento del 118 di Crespano che ha prestato i primi soccorsi al 58enne. Per lui, stando ai primi accertamenti, solo tanto spavento e forti contusioni all'anca e alla spalla. Cambiamo argomento. Da tempo provocavano i governi a un ripensamento. Gli alpini continuano a chiedere il ripristino della leva obbligatoria e stavolta un ministro ha aperto la possibilità. Erano tempi non sospetti. Quasi ad ogni presentazione della Dunata Nazionale Alpina il tema tornava alla ribalta. Una leva obbligatoria per i giovani. E stavolta, a dare eco alla voce delle penne nere, è arrivato un tweet di Matteo Salvini, che non ha mai nascosto il suo favore a una nuova naia, certo, ma il tweet oggi arriva dal ministro Salvini. All'articolo 52 prevede ancora il servizio obbligatorio a difesa della patria. Noi chiediamo che questo articolo, come tutti gli altri, venga applicato fino in fondo. Per gli alpini tutto inizia da questo. In caserma, in ufficio, in un bosco, nella protezione civile, imbracciando un rastrello invece di un fucile, poco importa. Di certo, però, lontani dalla famiglia, sconnessi dal web, costretti a stare insieme. Una mini naia, parola d'alpino, pare essere necessaria. Significherebbe tornare a capire qualcosa di importante, soprattutto avere il concetto della identità, che oggi manca. Da troppi anni, per esempio, non si fa neanche più educazione civica nelle scuole. Va capito, continua il presidente nazionale ANA, che oltre ai diritti esistono i doveri. Naturalmente la politica li interpellasse, avrebbero delle ipotesi di naia. E ne è un esempio quello che fa la sezione Montegrappa nella 6 giorni con i giovani, è quello di condividere insieme. Tra insieme vuol dire guardare in faccia chi ti è vicino, guardarlo sugli occhi, qualche volta anche discutere, però saper condividere insieme. Ciclopista della Brenta, col prossimo servizio vi mostriamo a che punto è. Il taglio del nastro e l'apertura ufficiale sono programmati per il prossimo autunno, ma il tanto sospirato primo tratto povese della ciclopista del Brenta è già accessibile da alcuni mesi. Centinaia se non migliaia i ciclisti e gli escursionisti che l'hanno già percorsa fin dei primi giorni di apertura. Questo stralcio è lungo circa 2 chilometri e c'è la possibilità poi di arrivare alla tavernetta di Solagna, sono altri 500 metri nel vecchio pedonale. È il primo stralcio che è stato completato in autunno e quindi è molto frequentata. E anche ricevo la soddisfazione e i complimenti di quelli che la percorrono. Una Madonnina donata da una famiglia povese che vuole restare anonima vigila su chi passa lungo la ciclopista, che con l'arrivo di nuovi finanziamenti verrà completata unendo di fatto Bassano al Trentino. Sì, adesso stiamo lavorando per completare questo tratto di Pove nella zona che va dalla zona industriale di Pove via Brenta all'istituto agrario. Poi da lì inizia il comune di Bassano all'istituto Cremona, quindi lungo il canale arriveremo a Bassano. È in corso una progettazione, entro l'autunno dovremo avere le approvazioni dei progetti e poi è già finanziato anche il tratto che da Tavernetta di Solagna arrivi a Campese e Campolongo per dare continuità al tratto di Campolongo-Vastagna. 3.500.000 euro il finanziamento arrivato grazie ai fondi di confine, oltre a 1 milione quanto arriverà dalla provincia di Vicenza. Quando sarà completata la ciclopista sarà lunga complessivamente 20 chilometri e permetterà di visitare la valle in un modo assolutamente diverso. È un bel modo per conoscere la valle, si può camminare in mezzo al verde su una strada sicura, con la possibilità di far portare anche i figli con biciclette o passeggini, quindi io vedo proprio la soddisfazione delle famiglie che scoprono questa ciclabile, questo pedonale, ma anche e soprattutto le spiaggette lungo il Brenta.
E ora torniamo a Bassano per tendere una mano alle famiglie del territorio. Arriva uno sportello dedicato. 18.951 è il numero delle famiglie bassanesi e per loro arriva lo sportello dedicato, uno spazio fisico a cui le famiglie potranno accedere per attingere informazioni relative ai servizi sociali, alla scuola, alla formazione e in generale alle opportunità come quelle di impiego, alle varie iniziative, alle risorse presenti sul territorio. Lo sportello sarà anche uno spazio di ascolto del bisogno espresso dalle famiglie, ma anche di orientamento verso i servizi del territorio più appropriati, erogati da soggetti pubblici e privati in grado di offrire sostegno alla famiglia. Canzone del Grappa, cresce l'adesione all'iniziativa di Rete Veneta, sentiamo. Si avvicina la data del 24 agosto, giorno in cui 100 anni fa venne eseguita per la prima volta la canzone del Grappa. Era un sabato, 1918, a Villa Dolfin Boldù a Rosà, davanti a Sua Maestà Vittorio Emanuele III, venne intonato quello che diventò un inno in onore dei caduti sul monte sacro alla patria. E sta prendendo sempre più piede la proposta di Rete Veneta di fermarsi il 24 agosto alle 21 e cantare ovunque ci si trovi la canzone del Grappa, scritta dal generale Emilio De Bono e musicata dal capitano Antonio Meneghetti. L'idea è stata già accolta da diversi enti. A Rossano, Proloco, Amministrazione, Alpini, Protezione Civile si troveranno in piazza assieme a tutti quelli che vorranno essere presenti a un evento unico. Il maestro Domenico Lolatto dirigerà questo coro d'eccezione. A San Giacomo al Bar da Baldo si sono organizzati con tanto di audio scaricato da YouTube, TV, fotocopie, impianto karaoke per cantare assieme ai clienti la canzone del Grappa alle 21, creando un evento unico. E l'inno del Grappa verrà intonato anche nella sede degli Alpini di Romagnano Sesia in provincia di Novara. Insomma, si stanno muovendo davvero in tanti per questo evento commemorativo e l'invito a tutti voi a unirvi e cantare la canzone del Grappa e quel venerdì alle 21, mentre cantate in gruppo, filmate e inviateci il video via WhatsApp sul numero che state vedendo. Noi proporremo le vostre esibizioni nei nostri TG. Sarà un modo per rendere un omaggio collettivo a tutti quegli eroi morti un secolo fa per la nostra libertà. E ancora musica, ma si cambia un po' registro. All'ex caserma dei Muli, 4 giorni di musica per giovani e famiglie. Cantando bevilo, bevilo, guardie del... Comune Proloco di Cassola aprono le porte alla musica appoggiando il MIA Festival, MIA, acronimo di Music is Art, allestito da giovedì a domenica all'ex caserma dei Muli a San Zeno. Protagonisti giovani a cominciare dagli organizzatori, anche se la 4 giorni è dedicata davvero a tutti. Si comincia il 23 con l'ormai virale esplosione dell'Holy Color. Partiamo con un giovedì Holy Color Explosion, quindi dedicato alle famiglie, ai più piccoli e a seguire man mano nella serata nelle persone un pochino più grandicelle. L'Holy Color è un po' un evento che si sta divulgando in tutta Italia, però davvero coinvolge sempre tantissime persone, anche come dicevi tu, anche molto giovani. Sì, certo, beh, questa estate abbiamo girato quasi 40 paesi d'Italia con il nostro format Holy Color Explosion e stiamo regalando tantissimi sorrisi e tantissime emozioni a tanti bambini. Qual è il vostro scopo? Far divertire divertendosi. Il 24 blues e rock, sabato 25 DJ set e silent disco, la nuova moda della musica ascoltata con le cuffie, domenica tanto divertimento per le famiglie, bambini e giovani. Ed ora il basket, 18 punti, 6 su 9 da 3. L'impresa è della bassanese Francesca Panna, che non poteva certo sognare un esordio migliore con la maglia della nazionale maggiore. Miglior giocatrice del match assieme a Elisa Penna, Francesca è stata inserita nel quintetto iniziale che sabato sera ha sfidato e sconfitto le statunitensi di Wake Forest. Francesca Pan, che studia e gioca nel campionato universitario americano, non è certo nuova di imprese simili, ma esordi come il suo in maglia azzurra se ne sono visti davvero pochi, segno del talento e del carisma di una giocatrice. L'Alta Padovana, 12 casi di West Nile già accertati, sentiamo.
Salgono a 12 i casi già accertati di contagio da West Nile in Alta Padovana. Gli ultimi due riguardano una donna di 60 anni residente a Cavino ed un uomo di Fontaniva donatore di sangue. Proprio le verifiche preventive in vista di una nuova donazione hanno permesso di riscontrare la presenza del virus nell'uomo. Al momento le condizioni di salute di entrambi i soggetti contagiati, già dimessi dall'ospedale, non destano particolare preoccupazione. Intanto in Alta Padovana sono sempre più numerosi i comuni che hanno attivato piani appositi di disinfestazione per contenere il più possibile la diffusione del virus. Ed è facile pensare che d'ora in avanti, a causa dei cambiamenti climatici, si dovrà convivere con la West Nile. Sentiamo. Ogni giorno abbiamo delle nuove segnalazioni. E la quota degli infetti da West Nile sale senza sosta. La situazione, pur sotto controllo, impone ad ULS Venete e comuni di dare informazioni e attuare protocolli difensivi che, causa cambiamenti climatici, si presume dovranno diventare nuove abitudini per le prossime estati. È sicuramente una situazione che fa riflettere da un punto di vista di sanità pubblica, perché ricominciamo a avere nello scenario delle malattie trasmesse da vettori che fino a qualche anno fa non erano presenti. Nell'80% dei casi l'infezione è asintomatica, negli altri casi presenta febbre e malessere generale, assimilabile a una sindrome influenzale. La West Nile è una malattia che per l'80% dei casi è asintomatica, che non è uomo-uomo, non si infettano, cioè l'uomo viene infettato soltanto attraverso la zanzara. A sua volta infettata da volatili o equini. La catena di infezione termina con l'uomo. Importante, sottolineano i medici, è sempre la prevenzione, aver cura di proteggere la pelle con abiti o repellenti. Avere accorgimenti in termini anche di scelta di abiti quando si va in luoghi pubblici, soprattutto quando c'è molto verde, quando ci possiamo presumere che ci sia una concentrazione di zanzare, e utilizzare i normali repellenti. E torniamo alla cronaca che ci porta a Cittadella, gare clandestine in zona industriale. Puntuali come ogni estate sono tornate anche quest'anno le sfide notturne a suon di accelerate e derapate in piena zona industriale ai confini tra Santa Croce Bigolina e Tezze sul Brenta. Vere e proprie gare di velocità in piena notte che da tempo vengono segnalate dai residenti della zona, impossibilitati a dormire dal rombo dei motori. Più volte le forze dell'ordine sono arrivate ad interrompere le sfide, ma fino a ieri non erano mai riuscite a fermare i responsabili, fino allo scorso weekend, quando i carabinieri di Cittadella hanno bloccato due automobilisti pizzicati in flagrante. Dunque il telegiornale di Bassano termina qui. Io vi ricordo questa sera alle 21:20 il film La linea spezzata, un film drammatico del 2005 con Dennis Hopper. Vi lascio dunque alle previsioni meteo per le prossime ore. A tutti voi una buona serata, arrivederci. Non solo pesce, ogni giorno selezioniamo per voi il miglior pesce pescato e congelato. Misto pesce 5,99 € al chilogrammo, paella 4,99 € al chilogrammo. Non solo pesce, a Rosà, Statale Bassano Rosà. Le previsioni per domani. Tempo in prevalenza stabile, con cielo sereno, salvo modesta attività convettiva pomeridiana in montagna. Temperature stazionarie su valori leggermente superiori alla media. Non solo pesce, ogni giorno selezioniamo per voi il miglior pesce pescato e congelato. Misto pesce 5,99 € al chilogrammo, paella 4,99 € al chilogrammo. Non solo pesce, a Rosà, Statale Bassano Rosà.